Benvenuti ad una nuova puntata dei fatti più inquietanti dello spettacolo. Oggi parliamo di come la fatalità possa essere cruenta, come un demone che possa colpire nella maniera più macabra e inquietante anche negli ambienti nei quali meno ci si aspetta. È ovvio trovare il demone del terrore quando guardiamo un'immagine di repertorio girata durante un'azione di guerra. Ma di solito non mentre guardiamo un film al cinema. Il cinema è fiction, il cinema è finzione, se vogliamo dirlo in italiano, e il cinema è immaginazione. Tutto vero, ma delle volte il cinema è anche maledizione. E questo è il caso di Vic Morrow. Siamo sul set di Ai confini della realtà, un film del 1983 realizzato da quattro registi differenti, tra cui John Landis. Basato sulle note di The Midnight Special, due amici viaggiano in una strada deserta, passando il tempo a giocare ad indovinare il titolo di un programma televisivo dalla sigla. Ed è a questo giochino che nella loro testa emerge il ricordo della serie TV Ai confini della realtà. Si ricorda per i più giovani e per i meno appunto esperti, Ai confini della realtà fu un programma di notevole successo, una serie televisiva di notevolissimo successo che andò in onda negli Stati Uniti, che arrivò poi in Italia tra anni 50 e 60. In cui in ogni puntata veniva puntate brevi, insomma, tra i 20 minuti e la mezz'oretta, in ogni meglio episodio, perché appunto non si trattava di puntate in quanto non erano puntate di una stessa vicenda che veniva che si svolgeva di puntata in puntata, ma erano episodi differenti, di storie differenti, con personaggi differenti, epoche differenti e con tematiche differenti, tutte accomunate però dal paranormale, dal mistero e da cose, oggetti, fantasmi, tutte caratteristiche paranormali, irrealistiche. Ad esempio, una puntata poteva parlare, io ho visto la puntata, ad esempio, della macchina fotografica che fotografa avvenimenti del futuro. Oppure la puntata, l'episodio in cui un condannato a morte viene rapito da un dottore del futuro, che viene appunto strappa questo condannato a morte nell'epoca del Far West e lo porta nel futuro e si ritrova spaesato. Quindi ecco, ogni episodio portava una tematica differente. Tutte queste tematiche però ai confini della realtà. Tra i protagonisti, ritornando al film, appunto, al film del 1983, tra i protagonisti troviamo Vic Morrow, un attore alto, prestante dalla mascella quadrata, nato nel Bronx di New York nel 1929 da una famiglia borghese di origine ebraica, figlio di Jan Kress e Henry Morrow. A 17 anni abbandonò la scuola superiore ed entrò nella US Navy. Vic era il padre dell'attrice Jennifer Jason Leigh e della produttrice Carrie Morrow, avute entrambe dalla sceneggiatrice Barbara Turner, con la quale è stato sposato dal 1957 al 1964. È stato poi sposato per 2 anni, dal 75 al 76, con Gail Morrow, dalla quale ha divorziato. Il regista Landis era conosciuto per il suo ricorrere a ogni mezzo per realizzare scene di grande spettacolarità, fino a mettere a repentaglio l'incolumità del suo cast. Questo lo possiamo vedere con un suo grande film, ovvero The Blues Brother, nel quale raggiunge il record di automobili distrutte per una pellicola.
ma tutto, o meglio, quasi tutto, ha un limite. E a fermare John Landis e il suo ego smisurato ci pensò un elicottero una mattina di luglio del 1982. Il velivolo, destinato ad una scena del film, precipitò addosso a Vic Morrow e a due giovanissime comparse vietnamite. Morrow e il piccolo Mika furono decapitati dalle pale del motore. Ren Shin-Yi Chin fu invece schiacciato da un pattino. John Landis aveva insistito per girare la scena con esplosivi effetti speciali, pretendendo che l'elicottero volasse a bassa quota proprio per aumentare la tensione del film. Ebbe seri problemi ed azioni legali dopo quell'incidente. Tra le azioni legali intentate figurano le richieste risarcite proposte dai genitori delle giovani vittime e dalle due figlie di Vic Morrow. E con questa tragica appunto tragico fatto concludo la mia rubrica sui fatti inquietanti. Una rubrica appunto che si è occupata di musica, che si è occupata di teatro, che si è occupata di cinema, ma che penso proprio ritornerà in un futuro dovessi trovare degli argomenti o magari anche argomenti che anche voi potete indicare nei commenti. E quindi ecco, con il caso di Vic Morrow ci siamo appunto occupati di questo dei fatti più inquietanti appunto nel mondo del cinema, insieme al caso della morte di Bruce Lee, che invito ad andare a vedere se qualcuno ancora non lo ha visto. E per concludere invito tutti a mettere mi piace alla pagina Facebook e a iscrivervi al canale Pigiatori di Rec. Ciao a tutti.